Nirmanakaya, esseri perfetti che rinunciano al nirvana, il più elevato stato di beatitudine spirituale, e scelgono una vita di autosacrificio, divenendo membri di quella comunità invisibile che, entro i limiti del karma, protegge costantemente l'umanità. Prakriti, causa materiale della prima evoluzione dell'universo, è composta da due radici, pra, manifestare, e krita, fare, significa ciò che causò la manifestazione dell'universo. Prana, il principio vitale, il soffio di vita. L'occultista crede vera la seguente affermazione. Noi consideriamo la vita quale unica forma di esistenza, manifestantesi in ciò che chiamiamo materia o in ciò che, con arbitraria separazione, chiamiamo spirito, anima e materia nell'uomo. La materia è il veicolo per la manifestazione dell'anima in questo piano di esistenza e l'anima è il veicolo per la manifestazione dello spirito su un piano più elevato. Tutti e tre sono una trinità sintetizzata dalla vita che li pervade. Purusha, il sé spirituale, il sé incarnato, letteralmente significa colui che dimora nella città, cioè nel corpo. Deriva dal sanscrito pura, che significa città o corpo, e usha, derivato dal verbo vash, dimorare. Quaternario, il quadruplice sé inferiore o l'uomo nei tre mondi. Vi sono diverse suddivisioni, ma per il nostro scopo questa è la migliore. Primo, mente inferiore. Secondo, corpo delle emozioni o karmico. Terzo, prana o principio vitale. Quarto, corpo eterico, parte sottile del duplice corpo fisico. Quinto principio, la mente, facoltà che è il principio intelligente pensante nell'uomo che lo differenzia dall'animale. Raggio, una delle sette correnti di forza di un logos, le sette grandi luci, ciascuno di essi incarna una grande entità cosmica. Possiamo dividere i raggi in tre raggi di aspetto, che sono raggio di volontà o potere, raggio di amore e saggezza, raggio di attività o adattabilità, più quattro di attributo, che sono raggio di armonia, bellezza, arte ed unità, raggio di conoscenza concreta o scienza, raggio di idealismo astratto o devozione e infine raggio di magia o legge cerimoniale. Questi appellativi sono scelti fra molti altri ed indicano i differenti aspetti delle forze per mezzo delle quali il Logos si manifesta. Raja Yoga, il vero sistema per sviluppare i poteri psichici e spirituali e l'unione con il sé superiore o ego. Implica esercizio, disciplina e concentrazione del pensiero. Razza radice, una delle sette razze umane che evolve su un pianeta durante il grande ciclo di esistenza planetaria. Questo ciclo è chiamato periodo mondiale. La razza radice ariana, alla quale appartengono indù, europei e americani attuali, è la quinta razza. Cinesi e giapponesi appartengono alla quarta. Senza o senzar, linguaggio sacerdotale segreto o lingua misteriosa degli adepti iniziati di tutto il mondo. È universale
e in massima parte geroglifico. Shamballa, la città degli dei che in Occidente si suppone in alcune nazioni, in Oriente in altre, nel Nord o nel Sud in altre ancora. È l'isola sacra del deserto di Gobi, è la dimora del misticismo e della dottrina segreta. Signori della fiamma. Una delle grandi gerarchie di esseri spirituali che guidano il sistema solare. Assunsero la guida dell'evoluzione umana in questo pianeta circa 18 milioni di anni fa, a metà della terza razza madre, la Lemure. Signore Raja. Il termine Raja significa semplicemente re o principe. È stato applicato ai grandi angeli o entità che animano i sette piani. Sono grandi deva che rappresentano la totalità dell'intelligenza che governa un piano. Sottopiano atomico. Gli occultisti suddividono la sostanza del sistema solare in sette piani o stati, il più elevato dei quali è l'atomico. Analogamente, ognuno dei sette piani si suddivide in sette sottopiani, il più elevato dei quali è detto atomico. Dunque vi sono 49 sottopiani, di cui 7 atomici. Triade. L'uomo spirituale, l'espressione della monade. È il germe spirituale che racchiude le potenzialità del divino. Queste si svilupperanno lungo il corso dell'evoluzione. La triade costituisce il sé individualizzato o ego. Uovo aurico. Nome dato al corpo causale per la sua forma. Viveka. In sanscrito significa discriminazione. Il primo passo sulla via dell'occultismo è la discriminazione fra il reale e l'irreale, fra l'essenza ed il fenomeno, fra il sé e il non sé, fra spirito e materia. Potremmo anche definirla discernimento. Vesak, cerimonia che ha luogo nell'Himalaya al plenilunio di maggio. Si dice che in occasione di questa festa, cui partecipano tutti i membri della gerarchia spirituale, il Buddha rinnovi per breve tempo il contatto ed il rapporto con le attività del pianeta. Yoga. Una delle sei scuole dell'India che si dice fondata da Patanjali, ma che è in realtà molto anteriore. La pratica della meditazione quale mezzo di liberazione spirituale.